No, I'm not a writer. Ah, sono già in onda. Buono, 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 sta roba. Mi prende così un po' impreparato. No, comunque, quello che volevo dire è che vedi lo screenshot che ti ho fatto. Ara che capolavori, ara che calligrafia. Vedi, quando apri un video, lì c'è l'icona con la rotellina, tu devi cliccare quella e mettere come risoluzione 1080p, così vedi video molto più dettagliati. Dai, 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 dai. Hane, oh Hane, e adesso per entrare c'è la spazzuria lì. E mi andiamo? Mata! Cane mato! Mata sei! Tutta mata sei! Mamma mia, è bella, bello qua, vero Emi? Molto bello, eh? È bello, molto bello! È che inizia a far freschetto adesso, no? Allora, noi ce ne stiamo nel camperino, mi sono messo il giubbotto per uscire. E va che stasera magari ci attacchiamo anche alla stufetta. La prima stufetta. Beh no, non è la prima. Quando siamo andati in montagna abbiamo attaccato la stufetta. Ah, che bello panorama. Un panorama del risveglio. La domenica mattina. Voglio stare nel mio letto. Necessaria un'aspirina. Per non diventare matto, faccio un giro nel giardino. Lei mi dice: senti un po', questa notte è stato bello. Non ricordo, non lo so. Cazzo, che bello. Apri finestra di camera da letto. I miei vicini. Tu non puoi dormire adesso.
Coffee. Oh, su internet ho dovuto trovare le tiracche, ordinate nere sono arrivate blu, però vabbè, insomma, dai. Perché mi piaceva. Ho sempre voluto un paio di tiracche uguale bretelle. Bretelle. In rosso 8 9 basta che fai 90 all'ora, ma se c'è vento eccetera io boh 90 all'ora. c'è. Mite Valeria del Van Dog Nomad, no. Imbriago del che cavo è partito. Rifà, rifà. Mite Valeria del Vikings Fan Club. Cioè il club dei 21 perché fan in inglese, voglio dire. Ah, va bene, ho capito. Pozza di bagnato, sì. È il primo che mi salta addosso, è un can morto. Dai, vazio per convinto, vai. Zio che ha convinto. Guarda. Che un sempio. Oh, la sua pallina. Fa violenza selvaggia. No, guarda che mi no, mi rovesci tutto. Dai, vai con. Dammi qua. Dammi pallina. Vai con pallina! Tu non assecondare quando quella dietro la pallina. È una carità del signor. No, in acqua. Ma gasta là la maca. Ecco. Come on. Non mi dai la pallina? Dai, dammi la pallina. Brava, porta qui la pallina. Grazie, sei molto gentile. Molto gentile. Ho visto tardi la.
Che pagliazza che sei! Questa pallina. Pagliazzona. Che pagliazzona che sei. Olio cuore. Olio cuore. Che hai visto? Cosa c'è? Eh? Cosa c'è? Hai visto la trota che ha saltato nell'acqua? Mannaggia. Eh? Sei felice oggi, eh? Quanto felice sei, quanto felice sei, guarda, 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 che cane felice, eh? Al vento, pallina, pallina, eccola là, brava, ha trovato la pallina. Chi c'è? Hai sentito un pesce? Eh? Sì, smerdiamoci tutti. Eccola, sì, poi entriamo in camper. Tutti belli smerdati, sì. Guarda. Cane smerdoso. Di partenza via, aspetta, non gli pincio la macchina al tipo, che sono stati anche simpatici, gli pincio la macchina, non è carino, squash dentro all'auto, ha piovuto quindi sarebbe stato impaltanato, no? Eccola, quindi mi sono girato nei sassetti, spazzera, pozzanghera, mia, tutta mia, 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 tutta mia, ah bello, bello, ah bello, come la perbergo, ah anche questa, vai così. L'ultimo chiudo e cancello, bene, chiudete voi. Allora Emmy, c'è la pula là, sì. Allora mettiamoci la cintura. Forse, tagga i fari, no, non è la pula, è un vestito di giallo. Sì, ma vedi anche lui che non va a vestirsi di giallo, se no. Allora cane, relax oggi, proprio una giornata sbaccamento. Adesso andiamo al supermercato a prendere le birre, che stasera abbiamo la festa ai zingari. E basta, sperando non piove, così stiamo in giardino. Sei felice, Emi? Visto che bravo oggi. Ho le cinture, anche le bretelle, ragazzi. Ciccia quella? No. Un po' troppo cougar. No, no. Mi dispiace, signora. Dov'è Emi? On the road again. Ta-tan, ta-tan, ta-tan. E cane. Emi on the road. Cara. Colleghi. Colleghi di Germania. È figo. Che robe di lusso. Turn around, na 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 na. Turn around. Ecco, teniamo sotto controllo la depressione perché mi è appena caduta la forbice qua, ha mascheggiato tutta la tavola qua e qua. Che tristezza. Vabbè, va, vaffanculo. Cioè, più che altro vedi, io sempre attento a non scheggiare, a non rovinare, a non strisciare, dopo accadono ste robe. Cioè, fosse un strapazzone, uno che non gli frega un cazzo, capisci, che butta la roba là, la lancia, no, sempre con cura, che appoggio piano e dopo cade, ma neanche cade la forbice, questa si stacca, hai capito?
si è staccato il pezzo e è caduto, guarda qua cosa sotto. Well, per rifarmi dell'immensa depressione causata dalla scheggia, cuore cazzo. Vabbè, sono andato. Intanto premetto, sono qua davanti a un centro commerciale. No, ci metto fuori, fuori. Tu non paga affitto, tu fuori. Via, via, via. Tac, che cazzo. Vediamo. E sono qua fuori da un centro commerciale perché sto aspettando la Valeria del Viking che dopo andiamo alla festa. E allora, per sopprimere, no? Rimediare alla mia depressione, ho preso il tappetino che tanto cercavo, perfetto, bellissimo, il colore che volevo io, tra l'altro, da mettere fuori dal bagno, perché quando esco dalla doccia sgocciolo dappertutto. Questo è in microfibra, sotto è antiscivolo, colore blu come lo volevo io, che il bagno lo sto facendo blu, e diciamo che non si vede tanto lo sporco, diciamo, no? Nel senso, no, non è bianco, non è rosa chiaro, no? Quindi perfetto, eccezionale. Allora, già lo apriamo. La forbice non la uso più. Andiamo a mano. Che bello! Ma fate che bello! Oh, perfetto! Morbidissimo proprio, piacevolissimo! Senti che roba! E guarda che roba! Estremamente antiscivolo, bellissimo. Faccio così, me lo metto in parte al cesso, quando devo uscire me lo metto là per terra e via. Quello vecchio era questo, cioè ecco perché sminchiavo tutto. Questo qua, vabbè, adesso lo butto a lavare e lo terrò per i piatti, no? Era da piatti. Non è mica finita, e la depressione era grande, cioè dovevo rifarmi con lo shopping compulsivo. Per le emergenze, questo no, non si sa mai in effetti. E nel caso in cui non dovessi trovare distributori che fai acqua, però un rubinetto lo trovi sempre. Io ho le tre taniche a 5 litri, ripeto, per le emergenze. E questo qua, tac, te lo tieni in mano e ti riempi un 15 litri o fai 4 giri, un 60 litri, ciapa, insomma, sono tanti i 60 litri. Oh, per la trombetta, questi. Adesso vediamo se ho fatto giusto i miei calcoli. Ah sì, non ti ho fatto la trombetta. Cosa vado a Decathlon la trombetta? Ah, devo fartela vedere direttamente in azione. Vabbè, dai, ti ho rovinato la scenetta che volevo fare. Queste qua ce n'erano due, mi va benissimo per il mio futuro progetto di adattatore universale. Devo trovarmi tipo una camera d'aria, una specie di pezzo di pneumatico, in modo da agganciarlo a qualsiasi rubinetto, ma letteralmente qualsiasi rubinetto, e alla gomma. Tac. Bellissimo. Sì, ma non era finita lì perché la depressione era proprio forte, 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 forte. Quindi questo buono mi torna utile per quel progettino. Questa è la copertina in paille da mettere a cane pericoloso adesso per quando va a dormire, arancione, così in pandan anche con il piccio e la dinetta. Grattugia ultra fina, era tutto in offerta, in mega offerta, c'era svuota tutto. Grattugia ultra fina per le carote e mi sembra anche molto pratica questa. Né piccola né grande, perfetta, perfetta, perfetta. Aspetta, qua si deve usare la forbice, ma la uso qua, che se cade va per terra. Maledetta forbice. Un po' ti odio. Prima ti elogiavo sempre, dicevo, sei una forbice di quelle fighe, la facevo vedere agli amici. Dicevo, va che forbice, tutti, va che forbice, E invece, porca troia, va bene. Un altro regalino per cane pericoloso, visto Emi, era in offerta anche questo. Tappetino antiscivolo da mettere sotto la ciotola dell'acqua in microfibra marrone, così non si vede lo sporco, c'era vari colori, e in pandan con l'arredamento. Subito sotto le ciotole di cane pericoloso, sì, lo so, non guardarmi con quella faccia pericolosa là. Capolavoro, capolavoro, hai il tappetino figo. Hai il tappetino figo, sì. Bel tappetino figo. In più, dopo, ti ho detto che era grande la depressione, asciugamanini d'accesso, sai che sto facendo tutto blu, questo era il blu che volevo, in microfibra. Adesso vabbè, ovviamente da buttarli a lavare tutti quanti. Uno. Costava una monata, 2 euro e qualcosa, era in super offerta, te li tiravano dietro. Ciao, guarda le carote, non è da buttare via, ma erano già fiabe quanto le ho prese. E la cosa di cane pericoloso, non tutti sanno che qua sotto c'è un altro mega cavone dove ci sta un sacco di roba, e fondo fondo, quindi tutte le coperte, piumone, asciugamani, tutto qua, anche massa.
E mettiamo copertina di cane pericoloso. Tac, tac. E dopo la mia area qua che ci sta da Dio questa. Juris staff. Che non vuol dire stufa, stufo. No, staff in inglese vuol dire cose, no? Le robe, le cose. Un po' il mio pici. Ecco che ci stiamo preparando, mega diluviata. Eh sì, Nani. Tanto diluviata. Tanto. Da zero diluviata. Magari te ne vuoi. Buono, certo. Molto buono. Bello Dio. Guarda in fondo che figo. Sì, ah, vero. Paura quando mi fa ste robe.